soltanto perché questa sera ho la voce proprio è la sera meno indicata per l'assenza del microfono, perché ho una voce molto provata da situazioni semifebbrili, raffreddori e mali di stagione, anche se la stagione è bellissima. Allora, questo è un dipinto, scusate, di Marc Chagall. È un dipinto di Marc Chagall che io amo personalmente moltissimo, il dipinto è Marc Chagall. E è dedicato, ispirato sicuramente alla moglie Belle, il grande amore della sua vita, sua moglie, la madre dei suoi figli, ed è ispirato al cantico del Cantici. Infatti io ho preparato questa, delle frasi tratte dal testo, è questa che poi vi commenterò, vi spiegherò, amica mia, sposa mia, questa è la sposa che si slancia su questo cavallo, è un'immagine che lui ha... dalla quale è stato ispirato proprio dalla lettura del Cantico dei Cantici. Il vero nome di Marc Chagall, pittore chiaramente noto, russo, in seguito si spostò in Francia, il vero nome è Moshe Segal, quindi Mosè. Dunque le radici ebraiche di Marc Chagall si fanno sentire in questo, come in tanti altri dipinti, spesso ispirati, se non al Cantico, sicuramente all'Antico Testamento, quindi un'ispirazione metatestamentaria molto bella. Gaston Bachelard, che è un filosofo del Novecento, francese che già vi ho citato, dice Marc Chagall legge la Bibbia e i passi della Bibbia diventano luce. E diventano luce per tutti. Bachelard dice questo, diventano luce per tutti. Il Cantico dei Cantici, Cantico dei Cantici è la, innanzitutto è il titolo e la traduzione che in italiano noi diamo la locuzione ebraica Shir Ashirim, bisogna pronunciarla in maniera forse più gutturale, più forte, ma non sono capace. Shir Ashirim è un superlativo, è una locuzione ebraica, tipicamente ebraica, per formare il superlativo. E viene proprio tradotto con canto dei canti, canto sublime, canto per eccellenza, canto talmente lirico, talmente bello, talmente canto che oltre non si può andare per bellezza, per poeticità, per intensità, per musicalità. Cantico per eccellenza. Gli spagnoli traducono per esempio El mejor cantar, una traduzione meno poetica ma molto letterale è quella greca, asma asmaton, mai come oggi la sento vicina a me, d'altra parte l'etimologia è corretta perché è quella del verbo greco cantare. E la traduzione greca dall'ebraico Shirashirim, che fanno i Septuaginta, i 70 antichi traduttori che nei primi secoli dell'era prima di Cristo, fecero la prima, si pensa, traduzione dall'ebraico al greco dell'Antico Testamento, in particolar modo della Torah, ma non solo, e ad uso della fiorente comunità ebraica che nel Mediterraneo, che in particolare popolava Alessandria d'Egitto e che cercava di coniugare bene Ippolito, secondo la lingua greco-latina, arriva sino alla mistica spagnola del Cinquecento con Teresa d'Avila e con Giovanni della Croce, che nel Cantico spirituale riprende espressamente questo Cantico dei Cantici, facendone tesoro e leggendolo però in chiave davvero spirituale, allegorica. Cioè ogni passo, vi farò poi qualche esempio, viene diciamo trasferito su un altro piano, diciamo così sublimato, diciamo letto in maniera allegorica. E questo filone, appunto dicevamo, piuttosto c'è una certa fortuna, ovviamente, se ne affianca subito un altro, quello materialistico sensualistico, cioè quello che legge alla lettera, in poche parole, il testo, quindi che non legge oltre le righe, legge proprio le righe, e che è presente nell'antichità in un esegeta intelligente, critico, ma troppo ante litteram, Teodoro di Mopsuestia, che ebbe dei grossi problemi, proprio perché disse... vado bene? Mi sposto? No. Mi raccomando, E proprio perché disse, provò a dire, ma insomma, qui si parla di amore terreno e sensuale, e ebbe dei grossi problemi, specialmente in un concilio. Questo filone ebbe più fortuna invece quando, col passare dei secoli, da Voltaire, quindi all'Illuminismo, fino al Romanticismo, che naturalmente sul Cantico
rispetto al canto con la passione, fino alle interpretazioni vicine a noi, quella di Ceronetti per esempio, quindi un filone anche questo piuttosto fortunato. Oggi però si tende a privilegiare una lettura che contempli i due aspetti, senza essere quindi riduttiva e unilaterale. Io sono profondamente d'accordo perché ridurre la lettura del Cantico dei Cantici a una pura lettura, proprio a una pura interpretazione letterale e quindi al racconto di un amore e basta, davvero può essere appunto riduttivo, così come è riduttivo anche però il filone allegorico che vede il peccato nella negritudo della bella Sulamita o che vede simboli strani dappertutto. Quindi oggi si tende a pensare questo, a partire dal grandissimo teologo che è Dietrich Bonhoeffer, che già disse, ma certo, ma leggere nel Cantico la bellezza e la sensualità di un amore terreno non ne sminuisce la lettura cristologica, non sminuisce la vicenda di carne e di sangue del Cristo in croce. E poi, dopodiché, tanti altri teologi sostennero questa ipotesi, fino anche ad arrivare alla lettura che vi consiglio, molto completa e straordinaria, di Monsignor Ravasi, che rende davvero giustizia al Cantico dei Cantici perché non trascura nessuna ipotesi, ve ne elencherò qualcuna, neppure il riferimento a dee pre-cristiane, quindi a divinità al femminile, e che non si nasconde non dietro allegorie o simboli, e anzi sottolinea la bellezza di questa grande passione d'amore tra i due, ma proprio per questo, dice, questo amore è sacro, perché non è un amore qualsiasi. Attenzione, questi due che si amano, ora ve li presento, vivono un amore che ha due caratteristiche assolutamente importantissime per quanto riguarda la sacralità dell'amore, e cioè l'indomabilità. È un amore indomabile, vi leggerò poi un passo, spero di rendere giustizia alle varie traduzioni, ho cercato di tradurre in maniera, perché l'ho tradotto, l'ho ritradotto, quindi vi devo ringraziare perché è stato davvero per me un tuffo in un mondo meraviglioso nel quale vorrei sempre vivere, di studi, a me piace, ma naturalmente basandomi sul testo greco, perché l'ebraico, ahimè, l'avevo un pochino fatto all'università, ma troppo poco. L'amore, ecco, l'ardore, quasi aurora consurgens, quindi lui la descrive come una bellezza legata anche alla nascita del sole, no? Quello che vi dicevo prima, una è la mia colomba, dice la colomba, una è la mia perfetta. Lo dice proprio dopo aver scritto, peraltro, dico, quello che sembra una sorta di harem: 80 sono le regine, 70 le concubine, senza numero le fanciulle, ma una è la mia colomba, una è la mia perfetta. Colomba, vi ho detto, appunto è un simbolo assolutamente sacro per tante ragioni, però ricordate, è anche simbolo di Afrodite e di Ishtar, questa dea antica, Astarte, poi ha vari nomi, area mesopotamica, medio orientale, e Ravasi dice che è possibile che alcune immagini del Cantico siano riferibili, in qualche modo collegabili anche con lo Hieros Gamos, con le nozze sacre che venivano celebrate in tempi lontanissimi dai nostri e anche da quelli del Cantico, la dea terra che si univa, che si accoppiava con il dio per far rinascere la natura e la primavera ogni anno, culti legati alla ciclicità, alla fertilità, certamente culti pagani, però devo dire la base che parla con un'eleganza, una grazia che è veramente ammirevole in tempi di fanatismi ideologici, mi ha fatto molto piacere. E, abbiamo qualcos'altro? Uh-huh. Ecco, e lei somiglia il mio diletto, il mio Dodì, lei lo chiama Dodì, l'amato del mio cuore, significa, lui spesso la chiama Hallam, sposa, somiglia il mio diletto a un capriolo o a un cerbiatto, questi sono loro due, e dietro questo paesaggio, con moltissimi riferimenti, dicevo, al mondo animale e al mondo all'aperto, è un amore, ecco, che vive all'aria aperta, un amore primaverile, estivo, legato alla natura. Poi su questi passi torno, ecco. Allora, lungo la notte ho cercato l'amato del mio cuore, l'ho cercato, non l'ho trovato, quesivi e non inveni, dice San Gerolamo, io leggo questo etti in senso avversativo, anche il cai greco, l'ho cercato e non l'ho trovato, l'amato del mio cuore, poi però sono trovati,
E lui dice: bella come la luna, pulcra ut luna, dice San Geronimo, splendente come il sole. Poi il passo va avanti e lui dice: bella come la luna, splendente come il sole, terribile come eserciti pronti per il combattimento. Sembra che sia Kinah in ebraico, quindi non rende giustizia all'ebraico, perché è l'ardore con cui Yahweh ama il suo popolo e ama le sue creature. Però c'è anche da dire questo: quando i Santa Vivari, Sant'Agostino e i vari esegeti erano preoccupati per la carnecizzazione, con le loro ragioni, che c'è anche questo problema. Yahweh diventa un cuccio, devo dire, diventa solo una volta. I passi più belli, le descrizioni, già vi ho parlato di lei. Lei dice: per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, profumo lezzante il tuo nome, per questo le giovinette ti amano. E poi ancora, colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce soave, il tuo viso leggiadro, i tuoi occhi sono colombe, come sei bella, amica mia, come sei bella. E queste sono le descrizioni. E lei dice di lui, le sue colonne, un baldacchino si è fatto al re Salomone con l'olio del Libano. Ecco qui Salomone che compare, che fa pensare che c'entri qualcosa nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Quindi ecco, parliamo di un matrimonio anche, di nozze sacre e di un matrimonio. Come la torre di Davide, il tuo collo, lei dice, mille scudi vi sono appesi. E lui: i tuoi seni sono come cerviatti, gemelli di una gazzella che pascono tra i gigli. Tu mi hai rapito il cuore, sorella, mia sposa. Quanto sono soavi le tue carezze, e vanno avanti con le loro soft, cioè con le loro tenerezze. Ma ecco, qui saranno le regine, le spose, le concubine, vi ho detto. Ma ecco, questo è il brano invece che si trova molto spesso nei matrimoni cristiani. Ponimi come sigillo sul tuo cuore, ponimi come sigillo sul tuo braccio, cioè fatti un tatuaggio, mi viene da dire, no? Cioè tatto in questo amore che deve essere tatuato ed eterno. Perché forte come la morte è l'amore. Questo è uno dei brani più discussi, perché le traduzioni sono differenti, ma io non la trovo così difficile se seguo il greco os thanatos, perché l'amore è forte come la morte, non c'è dubbio. L'amore, io questo non ve l'ho detto, ma lo do per scontato, che è eros, è agape, è un amore totale, quindi è un amore spirituale, è un amore sessuale, è un amore fisico, è un amore totale, fusionale, perché l'amore è forte come l'amore, perché l'amore è forte come la morte. E qui dice tenace, io ho tradotto inflessibile, duro a morire come le fiamme dello Sheol, cioè è duro ed è inflessibile, tanto è tenace questo amore, tenace come gli inferi, lo zelos, cioè la tenace, sarebbe l'ardore di Yahweh. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore, qui è l'unico passo in cui compare. Le grandi acque, i fiumi non possono spegnere le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgono. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. Io credo che possa bastare per considerare sacro questo testo poetico, che davvero ha avuto una storia, ha ispirato tantissimi, che forse non vi ho neanche citato tutti. Forse sì, magari così ve l'ho detto, Santa Teresa ve l'ho detta, tantissimi ve li ho detti. Vi devo ancora dire due cose importanti, cioè che su questo, e cioè che non mancano allusioni all'amore fisico anche in altri testi dell'Antico Testamento, per esempio la Genesi, i due saranno una carne sola, quindi non mancano allusioni anche in altri testi. Diciamo che questo è proprio un cantico dedicato all'amore. Naturalmente all'amore di coppia, e naturalmente è un amore che viene anche poi, diciamo così, ufficializzato con le nozze. Fossero anche quello gli eros gamosti, qui parla la base, quindi le nozze sacre. Tra coloro che leggono il Cantico dei Cantici e ne sono ispirati in senso spirituale e allegorico, troviamo uno dei più grandi e indiscussi maestri della scolastica, un grandissimo filosofo e teologo, grande quanto presuntuoso e arrogantello,
Sì, che è Pietro Abelardo. E qui ci spostiamo, qui le datazioni, grazie a Dio, sono più chiare, e andiamo nel Medioevo, tra il 1000 e il 1100, quando Pietro Abelardo è maestro a Parigi, e quando dico veramente maestro, dire un maestro ascoltatissimo, intanto perché a me pare quella degli sposi del Candido, sono anche quelli beati loro, si sono sposati, e a me, tranne i fratelli di lei, forse non c'erano molti ostacoli. E qui ci sono molti ostacoli invece, tanti di quegli ostacoli che addirittura Eloisa arriverà a dirgli: non ci sposiamo, non ti posso sposare perché la tua carriera ne sarebbe minacciata. Perché nel frattempo la passione e l'ardore sono tanto forti che oltre alla passione, attenzione, Abelardo aveva già un carattere passionale perché era un maestro appassionato, perché era un maestro, un oratore appassionato, era un uomo di passione. La teologia è una sua passione, la filosofia è una sua passione, ma per Eloisa perde, come si suol dire, mette l'intelletto, lei per lui, manco a dirlo, perché agli occhi di lei lui era anche il grande maestro. Lei rimane incinta, il piccolo verrà chiamato Astrolabio, non ridete, colui che cattura le stelle, secondo una felice immagine un po' romantica, insomma. Chiaramente lo zio Fulberto non è particolarmente contento della situazione. E per tutta una serie di ragioni, la differenza di età, il figlio nato fuori dal matrimonio, lei non vuole sposarlo, non si sposa nel segreto, una situazione sconveniente già oggi discutibile, figuriamoci nel Medioevo. E lo zio Fulberto, tanto che la storia prende una brutta piega, talmente brutta che lo zio Fulberto invierà dei sicari notte tempo in casa di Abelardo e lo farà emigrare. Sì, la storia è nota e lo farà emigrare. Dopodiché i due però, nel piccolo Astrolabio sono perse le tracce, forse nel monastero, insomma. Dopodiché lui, Abelardo, Pietro Abelardo, entra in convento, fa poi anche una carriera, intanto lui rimane un grande maestro, naturalmente la punizione è terribile, ma non è per questo, secondo me, che sublima questo amore, come emerge dall'opera che abbiamo, che è l'Historia Mearum Calamitatum, cioè la storia delle mie disgrazie, con le epistole e le lettere che lui e Eloisa si continuano a mandare e inviare e che mostrano il passaggio per lui da un amore carnale a un amore sublimato e etereo, eccetera. Prima sei stata mia sposa nella vita terrena, ora sei mia sorella e sposa in Cristo, insomma. Lei non sublima e esattamente come Francesca, infatti forse anche citato era qua in Giovanni Fotocopie. Lei dice: il piacere che ho conosciuto è stato così forte che non posso odiarlo. Cioè, mentre l'anima, scusate, la sulamita è il simbolo dell'anima che sarebbe pura e candida, ma che il peccato ha reso nera, tanto che, scrive Abelardo a Eloisa, lei dice nigra, sum sed formosa, che vuol dire sono nera, ma sarei bella e candida se non avessi peccato. Grazie. Documento forte del patriarcato, secondo lei, professoressa, sì, è attendibile l'ipotesi di una fase matriarcale? Ma è una domanda bellissima.